Ascoltare. Ok, dicevo, presenteremo lo sportello per poter presentare tutta la documentazione che riguarda appunto lo sportello unico di attività produttive, SCIA, DIA, tutto il contratto, diciamo, che riguarda. È un piacere, diciamo, avere voi, soprattutto, che date, diciamo, le risposte alle imprese, diciamo, alle attività produttive del nostro territorio. Prima di dare la parola ai tecnici del gruppo maggiore, darei la parola all'amministrazione che ci ha dato, diciamo, il supporto per poter implementare il nostro servizio. Buongiorno. Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per la partecipazione. Devo dire che l'intento dell'amministrazione, già da quando ci siamo insediati, era quello di creare lo sportello telematico. Devo dire che io, come insieme a voi, sono un tecnico, quindi me ne occupo della materia. Dico, siamo per il Via Grilla, è una rivoluzione, possiamo dire, digitale, ma in realtà sappiamo tutti quanti, lo sapete pure voi, che ci lavoriamo tutti da diversi anni già su altri comuni, vi sono e hanno già il sportello delle mani. Quindi noi ci adeguiamo anche agli altri comuni. Dico, adesso dico, ringrazio innanzitutto il capo area, il dottor Ancuso Salvatore, che al quale noi, da quando è stato lui capo area, abbiamo dato questo input e l'ha realizzato. Ringrazio anche il dottor Salamone, il signor Dagati, che è sempre disponibile per curare quelli gli anni il sportello di cartaceo che si è telematico. Quindi cosa dire? Ringrazio quelle loro, ringrazio anche la Maggiori per il software e il supporto per questa piattaforma, che mi auguro sia snella, diciamo, complessa come alcune piattaforme che noi in genere utilizziamo. Quindi lascio a voi il lavoro. Grazie a tutti. Io per un saluto e per associarmi ai ringraziamenti fatti dall'assessore Giardina, vediamo in un momento storico in cui si passa, si parla molto di digitalizzazione, forse in questo settore noi eravamo un po' più indietro rispetto ad altri comuni, come anche quando nei prossimi giorni avvieremo anche lo sportello telematico per l'edilizia, e sfruttando, diciamo, i fondi del PNRR abbiamo cercato di recuperare questo gap in questo settore, ma anche in altri settori dove abbiamo avuto dei finanziamenti, parlo immagino, diciamo, per le notifiche digitali, per tutta una serie di servizi che noi mostreremo da qui ai prossimi giorni. È stato fatto, diciamo, un buon lavoro da parte dell'assessore Giardina, da parte, diciamo, dell'ufficio del capo area Ancuso e di tutto l'ufficio SUAP. Non vi sfugge anche il fatto che nelle assunzioni che noi abbiamo messo in campo, nelle ultime assunzioni, abbiamo cercato di rinforzare degli uffici che sono strategici per il comune. Parlo dell'ufficio tecnico, ma parlo anche del SUAP, del ristretto inserimento nel nuovo direttore Salamone, che si associa a un lavoro svolto egregiamente da solo dal dottore Dagati, che quindi stiamo cercando di offrire un servizio in più alle imprese, al cittadino, e noi ci auguriamo certamente che lo possiamo fare anche con l'ausilio anche delle nuove tecnologie e dell'innovazione a cui la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere, soprattutto per semplificare un po' la vita a voi tecnici. Quindi io mi auguro che questo software, dopo una fase anche di transizione, possa essere utilizzato e possa anche semplificare il vostro lavoro. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Prego, prego, posso procedere? Ok, perfetto. Innanzitutto buongiorno a tutti, all'amministrazione e a tutti i cittadini collegati. Allora, all'interno dell'evento di oggi, quello di cui andremo a trattare è, avremo modo di vedere appunto insieme come è strutturata la piattaforma, quali sono gli strumenti di autenticazione e come puoi effettivamente presentare un'istanza tramite lo sportello telematico. Ovviamente vi anticipo che poi al termine del mio intervento lascerò spazio a eventuali domande sia per i cittadini che sono appunto collegati direttamente dalla sala che quelli che sono appunto online che hanno a disposizione la chat, quindi appunto avremo modo poi di rispondere a tutte le domande. Quindi non fatevi problemi se poi ci sono dubbi, vi vengono perplessità durante il mio intervento, poi tutte queste cose le discutiamo alla fine, ecco. Detto questo, dovreste già vedere quello che è appunto lo sportello telematico e come è stato strutturato. Ovviamente tutti questi pulsanti sono degli ambiti, quindi rappresentano degli ambiti, non rappresentano quelli che sono gli uffici presenti all'interno dell'amministrazione. Tutto questo perché noi cerchiamo di facilitare quella che è la vita agli utenti che,
in questo modo, strutturando il portale in questo modo, riescono a trovare tutti quelli che sono i procedimenti che gli interessano nel modo più semplice possibile e soprattutto in completa autonomia. Ovviamente di tutti questi pulsanti, quello che oggi ci interessa maggiormente è il pulsante delle attività produttive. Ovviamente all'interno del singolo pulsante ci sono, come potete vedere, tutti questi procedimenti, tutte queste istanze, vedete che ci sono tantissime pagine, ovviamente sono tutte quelle istanze che si riferiscono ovviamente all'ambito del commercio e delle attività produttive. Quindi l'utente di turno ha l'opportunità di entrare all'interno del pulsante, quindi attività produttive, oppure può sempre ricercare tramite lo spazio di ricerca in alto sulla destra quella che è l'istanza che gli interessa, e il sistema gli restituirà appunto la relativa istanza. Ovviamente tra tutti questi procedimenti, magari adesso scelgo accolciatori, barbieri e parrucchieri come esempio, anche se tanto esempio non è, nel senso che tutti i procedimenti sono strutturati nello stesso identico modo, cioè quindi la struttura è la stessa, quindi un utente, un professionista che ha a che fare con poi le singole, con un'istanza, poi sicuramente ne è facilitato anche nel presentarne delle altre, per il semplice fatto che appunto la struttura è sempre la stessa, ecco, deve solamente prendere mano, appunto, prendere confidenza con quello che è il nuovo portale, ma poi appunto, come avremo modo di vedere, il tutto è molto semplice, ecco. Come già si può intuire, ogni singolo procedimento ha all'inizio una guida descrittiva, quindi che spiega all'utente di che cosa si tratta, spesso accompagnata anche dagli approfondimenti che hanno il compito di approfondire quanto già inserito all'interno della guida stessa. Dopodiché c'è tutta la sezione relativa ai requisiti soggettivi o requisiti oggettivi, che ovviamente variano da procedimento a procedimento, cioè da istanza a istanza, e poi c'è anche l'opportunità di consultare tutta quella che è la normativa. Infatti, cliccando su normativa di riferimento, l'utente può consultare tutte quelle che sono le leggi nazionali, regionali e gli eventuali regolamenti comunali, che in questo caso si riferiscono a tutto quello che è il procedimento relativo agli acconciatori, barbieri e parrucchieri. Ovviamente poi, appunto, come dicevo, ogni istanza avrà i propri riferimenti normativi. Detto questo, poi se l'utente, dopo aver consultato tutta questa parte iniziale, è sicuro di cosa vuole presentare, può appunto accedere a quelle che sono le varie attività correlate. Quindi c'è la possibilità di avviare o trasferire l'attività, variare la denominazione, la ragione sociale, la sede legale, appunto, e così via, quindi tutti in merito appunto a quelli che sono i requisiti professionali che riguardano appunto in questo caso questa istanza. C'è la possibilità di subentrare nell'attività, riprendere l'attività sospesa o cessare o sospendere l'attività. Quindi in base a quella che è la casistica, in questo caso io decido di avviare o trasferire la mia attività, anche qua vengono riportate una serie di informazioni che possono essere utili a quello che è l'utente di turno, e anche in questo caso è sempre presente la normativa di riferimento. In questo caso poi l'utente può accedere alla sezione servizi, che è praticamente la segnalazione certificata di avvio o trasferimento appunto dell'attività. All'interno di questa sezione l'amministrazione è tenuta a fornire, e ovviamente come potete vedere fornisce, tutte quelle che sono quelle informazioni utili per andare ad adempiere gli obblighi di trasparenza. Quindi c'è chi è rivolto, come fare per presentare l'istanza, i costi, quindi qua troviamo tutti quelli che sono i costi che si riferiscono appunto a tale istanza, abbiamo poi cosa si ottiene, tempi e scadenze, la possibilità di accedere al servizio, e dopodiché abbiamo anche tutti quelli che sono i riferimenti a quello che è l'ufficio o servizio responsabile appunto dell'istruttoria. Ovviamente una volta che l'utente ha consultato anche tutte queste istanze, cioè tutte queste informazioni, ha la possibilità di accedere poi direttamente a quella che è la compilazione dell'istanza. Quindi clicco su accedi al servizio e ovviamente in questo caso mi ero già autenticato, quindi torniamo indietro un secondo giusto per farvi vedere anche questo passaggio. Quindi cliccando su accedi al servizio, il sistema mi riporta in quella che è la pagina di autenticazione. Infatti, per poter presentare l'istanza, quindi un'istanza che sia telematica, come previsto dal codice dell'amministrazione digitale, un utente deve autenticarsi con uno dei tre strumenti appunto previsti, che sono quindi o lo SPID, Servizio Pubblico di Identità Digitale, o la CIE, Carta d'Identità Elettronica,
o la CNS, Carta Nazionale dei Servizi, il fatto che l'utente debba autenticarsi con uno di questi tre strumenti, unito al fatto che le istanze vengono protocollate e quindi c'è una conservazione di documenti, questi due fattori garantiscono la piena validità giuridica delle istanze trasmesse dallo sportello telematico. Quindi in questo caso io entro con SPID, quindi clicco entra con SPID, vedete che ci sono tutti i fornitori autorizzati dallo Stato, seleziono il mio fornitore che è a Roma, inserisco le credenziali e immediatamente è stato inviato un codice OTP al mio numero di telefono che io provvedo a inserire per andare a ultimare quella che è la mia autenticazione. Quindi ecco, vado a inserire il relativo codice e se non ho fatto danni il sistema mi darà il benvenuto, cioè mi darà accesso a quella che è la compilazione dell'istanza. Quindi vedete che l'utente è guidato in tutti quelli che sono le parti obbligatorie da dover compilare per poter poi arrivare all'effettivo invio dell'istanza telematica. Quindi da questo punto di vista non deve avere problemi, ma a tal proposito c'è a disposizione dell'utente anche una serie di guide, quindi o meglio una serie di FAQ all'interno dello sportello telematico che guidano tutti i passaggi che deve compiere l'utente stesso. Mi spiego meglio, datemi un secondo che duplico la pagina, quindi da una parte abbiamo, adesso poi andremo a compilare quella che è l'istanza, vi cerco quella che è una di queste FAQ che sicuramente verrà utile a tutti quelli che sono gli utenti che presenteranno le istanze del SUAP. Vedete che viene spiegato quali sono i passaggi che devono essere effettuati, nel senso che la presentazione delle istanze, soprattutto delle istanze SUAP, prevedono due possibilità: l'istanza contestuale alla comunicazione unica e l'istanza non contestuale alla comunicazione unica. In questo secondo caso, quando l'utente appunto trasmette l'istanza direttamente dallo sportello telematico, la pratica arriverà direttamente all'ufficio competente, quindi per la relativa istruttoria di competenza. Quindi da quel punto di vista l'istanza assumerà direttamente valenza giuridica. Quindi diciamo che da questo punto di vista il passaggio è molto semplice, è quello che vedremo poi direttamente adesso che andremo a compilare l'istanza. C'è però una seconda possibilità, cioè il fatto che quando l'utente trasmette l'istanza da sportello telematico poi debba accedere direttamente al portale StarWeb o al portale Dire e completare appunto direttamente sul portale StarWeb la presentazione appunto dell'istanza. Solamente poi, una volta che ha terminato sull'altro portale quella che è tutta la procedura, a quel punto la Camera di Commercio invierà automaticamente quella che è l'istanza, la relativa istanza, a quello che è il SUAP competente per l'istruttore di competenza. Quindi a quel punto, solamente quando poi la Camera di Commercio la trasmetterà a quello che è il relativo ufficio, a quel punto assumerà appunto valenza giuridica. Vedete che quanto vi sto dicendo è riepilogato all'interno di questa FAQ, all'interno della quale viene anche spiegato ovviamente come funziona, eccolo qua, la presentazione ovviamente di una pratica tramite il portale StarWeb o il portale Dire. Quindi qua ovviamente viene spiegato quelli che sono i passaggi necessari. In questo caso ovviamente viene sottolineato che una volta trasmessa l'istanza bisogna appunto andare sull'altro portale e terminare di compilarla. In quest'altra sezione, che appunto rimanda direttamente a quello che è il portale StarWeb, spiega ovviamente che cos'è StarWeb e quali sono tutti i passaggi necessari per ovviamente presentare la pratica stessa. Quindi vedete, per completare la presentazione di una pratica tramite Comunica StarWeb devi seguirsi questi passaggi, e vengono proprio tutti spiegati, ovviamente c'è il rimando al portale che vi stavo mostrando, e l'utente, seguendo questi passaggi, tutti questi passaggi, ovviamente completa l'istanza, la trasmette, e a quel punto poi la Camera di Commercio la inoltrerà direttamente a quello che è il SUAP per l'istruttore di competenza. Quindi ecco, la cosa che mi premeva sottolineare fin da subito era questa, che quindi ci sono la doppia possibilità quando non c'è appunto la comunicazione unica e quando c'è, cioè quando è contestuale e quando non è contestuale. Ricordatevi che quando è contestuale ovviamente la presentazione dell'istanza prevede anche l'altro passaggio, quindi poi il passaggio sul portale, quindi StarWeb. Ovviamente quando viene presentata l'istanza in questa schermata qua sulla destra, poi ovviamente
nel caso in cui c'è una comunicazione cioè è contestuale, la comunicazione unica viene indicato all'utente, quindi l'utente trova tutto quello che serve direttamente sul portale, è guidato anche in questi passaggi, quindi non deve poi preoccuparsi. Fatta questa premessa, possiamo andare a compilare l'istanza, quindi vedete che il primo passaggio è dichiarare di aver compreso l'informativa sulla privacy. Una volta che dichiaro appunto il tutto sulla privacy, si apre il mio modulo telematico. Tutti i moduli sono realizzati con un software di compilazione che guida appunto l'utente nella compilazione di tutti quelli che sono i campi obbligatori. Campi obbligatori che sono quelli colorati di arancione e che l'utente trova indicato anche in questo menu a tendina sulla destra. C'è anche la possibilità di usufruire di quella che è la procura, nel caso in cui appunto un utente abbia la necessità che ci sia appunto un tecnico che c'è un committente che affida l'incarico a un tecnico di presentare l'istanza a suo nome. Per questo motivo, sempre in questa sezione c'è la possibilità di attivarla cliccando questo pulsante, quindi attivando poi tutto quello che è il discorso in merito alla procura, che come vi dicevo è sempre facoltativa perché non è detto che un utente abbia la necessità di utilizzarla. Però detto questo, appunto, da questa sezione ha sempre modo di attivarla. Ecco. Adesso torniamo in quello che è l'istanza principale e io vado a inserire tutti quelli che sono i miei dati anagrafici. Quindi ecco qua, vedete che man mano poi alcuni campi si precompilano in automatico, appena poi inserisco poi i vari province, comune, appaiono tutti quelli che sono i vari indirizzi, qua vado a inserire quello che è il mio numero di cellulare, qua in base a quello che seleziono ovviamente determinati campi possono diventare obbligatori e altri facoltativi, vedete in base a quello che io vado a selezionare. Ovviamente adesso vi sto inserendo quelli che sono dei campi di prova, quindi inserisco tutti i dati in merito alla società, quindi qua poi metto appunto il mio numero di telefono, la mia posta elettronica. Ok, e poi qua devo dichiarare se sono ovviamente se sono iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio in attesa di iscrizione oppure non tenuto all'iscrizione. Adesso per facilità metto questo e proseguo nella mia compilazione. Qua metto la sede operativa, l'indirizzo. Ok, perfetto. Dovrei aver compilato bene o male tutto, vediamo se nel mio menu a tendina sulla destra ovviamente mi dà tutto ok, perfetto, vedete che è vuoto, quindi io adesso posso salvare la mia istanza e salvando la mia pratica ovviamente il sistema fa un controllo che io abbia compilato tutto nella maniera corretta. Quindi a questo punto, dopo che ha verificato tutto la mia, che io l'abbia compilato correttamente, si attiva tutta la sezione dei moduli secondari che io devo andare a compilare. Quindi in modo particolare c'è l'allegato C, che è la dichiarazione del responsabile tecnico sul possesso dei requisiti, e poi la dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico. Quindi adesso io pian piano compilo i due moduli secondari, dopodiché si abiliterà poi quelle che sono le altre sezioni. Quindi in questo caso vedete da questa icona vado a precompilare tutti i miei dati anagrafici, effetto tutte quelle che sono le dichiarazioni del caso, e quindi a questo punto posso salvare quello che è il primo modulo secondario, che è l'allegato C che dovevo compilare. Ovviamente poi moduli secondari, così come gli allegati, ce ne saranno alcuni sempre obbligatori, altri sempre facoltativi e altri che possono diventare obbligatori in base a quello che viene dichiarato nel modulo principale dall'utente stesso. Quindi anche in questo caso, su questo secondo modulo secondario, quindi precompilo con i miei dati anagrafici e vado a compilare poi tutta la relativa istanza. Ecco. Quindi anche adesso che ho terminato di compilare anche i moduli secondari, prima che si attivi la sezione documenti, si viene a generare quella che è la medisinta di pagamento, che è una sezione fondamentale per l'utente, perché è qua che trova un riepilogo di tutti quelli che sono i pagamenti che dovrà andare a effettuare in maniera appunto contestuale. Quindi qua trova appunto tutte quelle che sono le causali previste, in questo caso ci sono i diritti di istruttoria appunto con relativo importo, la marca da bollo non è prevista e quindi io posso salvare la mia distinta. Cosa succede a questo punto? Come vi avevo anticipato, si va a attivare la sezione dei documenti
che è la sezione ovviamente nella quale l'utente va a firmare quelle che sono le dichiarazioni effettuate e al tempo stesso va a legare tutta la documentazione prevista. Ovviamente per ogni sezione viene sempre indicato chi deve firmare, con quale firma, quanti documenti può caricare, la dimensione massima di ogni documento, quindi anche qua l'utente non deve preoccuparsi perché è guidato in tutti i passaggi. Ovviamente per quanto riguarda i documenti che deve andare a legare, gli basterà cliccare questa icona di carica, trascinare il file e caricarlo, mentre per quanto riguarda la parte da firmare, le parti da firmare, tramite questa icona di scarica, scarica il documento, lo inserisce all'interno dei vari software di firma, che ce ne sono tanti appunto anche gratuiti, firma il tutto e poi lo va a ricaricare attraverso appunto quella che è quest'altra icona. Quindi qua poi va a caricare quello che è relativo appunto file firmato. Ovviamente per quanto riguarda la firma, come potete già intravedere, è richiesta ovviamente la firma digitale. Poi ovviamente questo cambia da casistica a casistica, perché magari ove non è prevista banalmente magari l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'utente banalmente può firmare anche con la firma elettronica, però ovviamente solitamente per tutte nella maggior parte delle pratiche appunto che riguardano l'ambito del SUAP è prevista appunto meglio richiesta la firma digitale, quindi una volta che poi i vari documenti sono firmati digitalmente possono essere caricati e una volta che poi l'utente ha firmato e caricato quanto indicato in questa sezione, ovviamente vedrà che l'istanza è completa e si attiverà appunto la sezione di invio dove appunto l'utente potrà inviare la pratica. Ovviamente, come vi dicevo prima, se non è contestuale la comunicazione unica arriva direttamente all'ufficio e l'utente è a posto, se invece è contestuale appunto alla comunicazione unica deve ricordarsi, come vi dicevo, di entrare nell'altro portale, quindi Starweb, inserire poi il codice Telemaco, che è quello che fa riprendere poi questa tipologia di istanza che è stata compilata, e poi completare con poi tutti gli altri passaggi necessari che poi abbiamo visto prima e che permettono poi alla Camera di Commercio di ricevere l'istanza e di girarla poi all'ufficio competente per l'istruttoria. Detto questo, ci tengo a precisare anche altre due cose. Come potete vedere c'è anche la sezione del pagamento che è venuta a attivarsi, quindi l'utente ha la possibilità anche di pagare direttamente sullo sportello telematico quelli che sono gli importi da dover versare contestualmente alla presentazione di un'istanza. Quindi le due modalità sono paga online, quindi viene riportato all'interno del circuito PagoPA, effettua online il relativo pagamento, lo sportello telematico effettua immediatamente un controllo e dà l'ok poi al cittadino per poter inviare l'istanza. Piano seconda strada, quindi piano B, scaricare l'avviso di pagamento, recarsi nei punti abilitati sul territorio, effettuare il pagamento. A quel punto lo sportello telematico avrà bisogno di più tempo, solitamente ci prende al massimo 24 ore per riuscire a verificare che il pagamento sia andato a buon fine, dopodiché anche in questo secondo caso darà l'ok all'utente per poi inviare la relativa istanza. Quindi, come potete vedere, cioè, come abbiamo visto, abbiamo appunto che l'utente è guidato in tutti quelli che sono i passaggi necessari, quindi persino anche sul pagamento appunto è guidato. Come abbiamo visto, qua ci sono una serie di FAQ che possono essere viste direttamente da questa sezione qua nel footer dello sportello telematico, oppure basta cercare all'interno dello sportello telematico e l'utente ha modo di consultarle tutte. C'è poi a disposizione appunto anche all'interno della nostra pagina YouTube, qua apro una parentesi ma che secondo me può essere utile, una serie di video tutorial che mostrano come compilare appunto magari un'istanza del SUAP, come effettuare un pagamento, come appunto magari firmare vari documenti, quindi vi invito poi anche gli utenti a consultare poi quella che è la nostra pagina YouTube per consultare anche questi brevi video, perché ovviamente le FAQ spiegano il tutto da un punto di vista teorico, il video tutorial mostra poi nella pratica ciò che poi deve replicare l'utente. Comunque detto questo, appunto come si può già intravedere anche da quel che poi abbiamo visto, l'utente davvero trova tutte le risposte che cerca senza doversi mettere in contatto poi con quello che è l'ufficio competente, perché sia all'interno dello sportello telematico, quindi per come sono impostati poi i singoli procedimenti, ma poi anche il fatto che ci siano queste FAQ, questi video tutorial, davvero l'utente
trova appunto tutte le risposte che cerca, quindi poi riesce nel modo più semplice possibile, soprattutto in completa autonomia, a presentare poi quelle che sono le relative istanze telematiche. Concludo poi tutto questo discorso ponendo l'attenzione anche su un'altra sezione chiave, che è quella dell'area personale, nel senso che sempre in alto sulla destra l'utente ha la possibilità di accedere alla propria area personale, dove poter consultare tutte quelle che sono le pratiche già trasmesse e le pratiche salvate in bozza. Ovviamente quindi l'utente, quando salva in bozza un'istanza, può spegnere il computer, uscire dallo sportello telematico, rientrarci dopo giorni, settimane, mesi e terminare poi di rientrare dall'area personale, riprendere l'istanza e completare poi appunto la compilazione dell'istanza stessa. Il detto questo, pongo l'attenzione su questa proprio area, perché dalle pratiche che poi l'utente invia, quindi quando troverà appunto stato della pratica inviata, numero di protocollo, data di invio, se l'utente rientra all'interno della pratica inviata, ovviamente ha la possibilità di scaricare tutti i file che ha trasmesso, di scaricare la ricevuta di protocollo, ma soprattutto di generare magari un'istanza di trasmissione di integrazione documentali. Quindi cosa succede? Seguendo questa strada, le istanze di integrazione documentali si precompilano tutti i dati in automatico e l'utente dovrà solamente caricare appunto i documenti a corredo dell'istanza e dopodiché riuscirà poi a trasmetterla. Quindi anche qua rappresenta sicuramente poi un vantaggio per l'utente stesso. Detto questo, poi ha sempre anche a disposizione la possibilità di presentare, diciamo, un'istanza da zero, nel senso che all'interno dello sportello telematico poi c'è la possibilità di accedere poi direttamente senza dall'area personale alla pratica di trasmissione e integrazione documentali. E detto questo, appunto, poi in questo secondo caso ovviamente l'utente dovrà compilare tutti i dati, non li troverà già precompilati, e anche qua poi il risultato quindi sarà lo stesso, ecco. Quindi detto tutto questo, facciamo un recap finale prima di lasciare appunto spazio alle domande, le vostre appunto domande, dubbi, perplessità. Abbiamo visto appunto come è strutturato lo sportello telematico con tutti i suoi pulsanti, quindi al suo interno poi ci sono una serie di procedimenti, tutti strutturati ovviamente nello stesso identico modo, sempre appunto nell'ottica di facilitare l'utente. All'interno poi, come abbiamo visto, per accedere alla presentazione di un'istanza telematica è necessario autenticarsi, quindi con lo SPID e la CNS. Aperta parentesi, c'è possibilità anche per l'utente di consultare le FAQ che spiegano anche come funzionano poi l'autenticazione, quindi se qualcuno avesse problemi nell'autenticarsi con la CIE, con la CNS piuttosto che lo SPID, anche trova le risposte anche su questo argomento all'interno del portale stesso. Detto questo, quindi, dopodiché abbiamo visto come funziona la compilazione di un'istanza, abbiamo visto che ci sono appunto la doppia possibilità, quindi quando è contestuale la comunicazione unica e quando non lo è, e dopodiché, infine, abbiamo visto che poi c'è la sezione pagamenti, dove è possibile effettuare i pagamenti contestuali, e poi c'è tutto il discorso magari dell'area personale, a cui ho collegato poi tutta la parte delle integrazioni documentali. Quindi, come si può già notare, ovviamente la vita dell'utente ne risulta appunto facilitata, nel senso che l'utente è guidato in tutti i passaggi, trova tutte le risposte che cerca. Ovviamente all'inizio farà un po' più di fatica, ma perché, come succede sempre con un portale o un qualcosa di nuovo, però sono sicuro che una volta che poi avrà preso confidenza col portale, gli utenti non avranno problemi nello trasmettere quelle che sono le istanze appunto telematiche, ecco. Io appunto penso di aver detto tutto, spero di essere stato più chiaro possibile. Se ci sono dubbi o domande, appunto lascio spazio direttamente a voi. Ecco, poi non so se il mio collega Roby ha qualcosa da aggiungere, ok? Quindi ditemi pure voi, ecco. No, io posso fare una domanda. Prego. Relativamente alla firma degli allegati, deve avvenire tramite firma digitale oppure scansionando il cartaceo con la firma? Allora, dovranno essere firmati digitalmente, ecco, come abbiamo potuto vedere per ogni documento viene sempre indicato il codice fiscale della persona appunto o dei soggetti che devono firmare quel documento,
quindi può essere che magari il documento in questione venga scansionato, quindi questo va assolutamente bene, ma poi deve essere assolutamente firmato digitalmente, come previsto ovviamente dalla normativa, e dopodiché, quando poi viene caricato all'interno del portale, ovviamente lo sportello telematico fa un controllo effettivo che sia stato firmato e che sia stato firmato dal soggetto corretto, quindi senza questa, senza questo passaggio ovviamente il portale rifiuta, o meglio non permette di caricare quel documento, e anzi segnala all'utente che c'è qualcosa appunto di sbagliato. Quindi dico il singolo cittadino che non può presentare se non con una firma digitale, necessita esatto. Comunque dentro la rete. Esatto, poi c'è solitamente appunto la maggior parte, quasi tutti gli allegati ovviamente richiedono la firma digitale, c'è qualche piccola eccezione, però il, diciamo che tutti poi gli allegati presenti all'interno dell'ambito, soprattutto le SUAP, normativamente richiedono quella che è la firma digitale, ecco. Ok, grazie. Ok, perfetto. Ecco, poi non so, c'è qualche altra domanda. Ok, ecco, no, quello che stavo dicendo è che ovviamente poi il video rimane appunto rimane registrato, quindi poi verrà caricato all'interno di tutti quelli che sono i nostri canali social, e per questo motivo i professionisti o comunque tutti gli utenti, i cittadini avranno modo di poterlo rivedere, e poi appunto navigando all'interno del portale avranno modo di vedere come è strutturata tutta la piattaforma, ecco. Va bene, grazie, okay, buona giornata, buon lavoro. Grazie mille a voi e buona giornata e buon lavoro.